violinista di casa Vikram Francesco Sedona, vincitore del concorso di violino Città di Vittorio Veneto, accoglie il pubblico al Del Monaco, un'anteprima della nuova stagione lirica e concertistica, dalla Boemma alla Tosca, dall'Orchestra di Padova e del Veneto alla Filarmonica Veneta, nel cartellone 3 opere, 6 concerti ed un musical per i ragazzi. Ci sentiamo anche la capitale della lirica italiana. Dopo una stagione senza eguali con 1.454 abbonamenti, di cui 578 per la lirica e i concerti, che hanno totalizzato 7.076 presenze, Comune di Treviso e Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale spalancano le porte alla musica. Accanto alla prosa quindi celebri titoli operistici, nomi illustri internazionali e, come da tradizione, qualche astro nascente del panorama. Il pubblico è entusiasta, gli abbonamenti aumentano, gli ingressi continuano ad aumentare, segno evidente che la nostra programmazione è sempre più di qualità e sempre più apprezzata. Il 27 e 29 ottobre le prime note con il capolavoro di Puccini, La Bohème, una delle opere più rappresentate e amate di sempre. L'8 e 10 dicembre il Barbiere di Siviglia, Freschezza, Ritmo incalzante, uno dei capisaldi del repertorio comico del bel canto. Il 9 e 11 febbraio in Scena Tosca per celebrare il centenario della morte di Puccini. La stagione concertistica apre il 21 novembre con l'omaggio a Gianfrancesco Malipiero, a 50 anni dalla scomparsa del compositore veneziano deceduto a Treviso. E ancora sul palco talenti quali il Virginia State Gospel, tra i cori più premiati del panorama statunitense, sarà protagonista anche del concerto di Natale in Vaticano. Teatro di tradizione, titoli di tradizione come Bohème, Barbiere di Siviglia e Tosca, e quindi partiamo con il botto, e ad ottobre sarà una grande stagione lirica e concertistica al Teatro Comunale Maria del Monaco.